L'impegno per i giovani, per le famiglie e per i più deboli, la passione e l'entusiasmo, ma soprattutto il richiamo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica per una comunità che sia luce che illumini. Così si è presentato ieri alla sua gente il nuovo arcivescovo di Salerno, Monsignor Luigi Moretti, nel giorno del suo insediamento ufficiale alla guida della diocesi. Migliaia di fedeli si sono riuniti prima in piazza Mendola, dove Monsignor Moretti è stato accolto dal sindaco De Luca, e poi al Duomo, dove attraverso la consegna del pastorale da parte dell'arcivescovo emerito Gerardo Pierro, Moretti ha preso definitivamente possesso del nuovo incarico. Tante anche le autorità civili e militari, ma soprattutto nutrita la presenza religiosa, c'erano infatti anche diversi cardinali, tra cui Ruini, Sepe, Martino e Giordano. Sorridente e sereno, Moretti ha salutato i tanti fedeli accorsi e ha ricevuto dal sindaco le chiavi della città ed un volume sulla scuola medica salernitana. "Vengo qui", ha detto Moretti, "non in modo presuntuoso, ma come chi sa di entrare in una grande storia e vuole provare a farne parte. Sono pronto ad entrare nella costruzione di questa nuova realtà con la comunità cristiana. Quello di oggi è l'inizio di una bella avventura", ha concluso poi Moretti in piazza Mendola, "che all'inizio mi turbava ma adesso mi entusiasma. Ringrazio per questo tutti voi". In cattedrale poi Moretti ha ricevuto dal suo predecessore Gerardo Pierro il pastorale, simbolo della guida della diocesi, ed anche una croce d'oro perché lo accompagni nel suo ministero. Parole di stima e di amicizia tra i due, con Pierro che ha promesso di non lasciare sola la diocesi e Moretti che ha ringraziato il suo predecessore per l'attenzione e la vicinanza, augurandosi di poter avere il suo consiglio e la sua amicizia in questa nuova missione.